date all'amministrazione guidata da Garibaldi dopo i primi 100 giorni di amministrazione? Ma allora, il giudizio dei primi 100 giorni lo vogliamo dividere in due. Il primo è riferito alla nostra attività. Noi siamo un gruppo coeso che si è mantenuto attivo e che ha portato tante azioni, sia consiliari che diciamo, di comunicazione e anche diciamo, nei confronti dell'amministrazione di proposta, anche magari ancora non pubblicizzate, ma comunque diciamo, la nostra attività è a 360 gradi su tutti i temi grandi, quelli di interesse della città e dei cittadini. E poi c'è il giudizio nei confronti dell'amministrazione. È un giudizio assolutamente negativo sui grandi temi, non si sono ancora espressi, l'acquedotto avevano promesso un attivismo immediato e non sappiamo ancora niente, domani è primavera, l'estate incombe e le rotture purtroppo, si continuano a susseguire. Non sappiamo della pista ciclabile, temiamo che Borgo Paradiso, anche il secondo lotto, faccia la fine, del primo, sono tantissimi milioni di euro investiti e assolutamente in maniera adeguata anche in quel tratto. E poi tantissime carenze quotidiane, continue inadempienze, continue, diciamo, leggerezze da parte dell'amministrazione assolutamente non all'altezza. Cominciare, dal sindaco che ha pensato bene di spendere le prime decine di migliaia di euro per il suo ufficio e ha fatto assolutamente, poco altro. Poi una squadra veramente per certi versi imbarazzante, mi spiace usare questo termine, però veramente la sensazione che dà in Consiglio Comunale e nell'azione amministrativa quotidiana è questo, potrei elencare tantissimi fatti che dimostrano questo. Non è una presa di posizione perché siamo, all'opposizione, diciamo in maniera convinta, sappiamo che comunque la strada è lunga, ci sono 4 anni che ci separano dalle prossime elezioni e non abbiamo, prospettive elettorali da voler pubblicizzare o da voler inseguire. È semplicemente un giudizio reale su quello che ci troviamo quotidianamente di fronte. Una città purtroppo abbandonata, nella quale tantissimi dianesi non si sono espressi alle recenti elezioni, però quelli che lo hanno fatto hanno regalato, l'amministrazione a una lista che comunque ha preso meno voti delle liste concorrenti, ma il sistema era quello, ma tuttavia, non ci sembra assolutamente in grado di condurre la barca verso porti più rosei. E il bilancio di previsione che hanno tanto pubblicizzato vede carenze strutturali su tutti i capitoli e su tutti, i fronti. Quindi il giudizio nostro non può che essere negativo.